Ciao a tutti, io sono Chiara e oggi voglio leggervi il Vangelo della pesca miracolosa. Un giorno Gesù si trovava sulla riva del lago di Genezaret. Egli stava in piedi e la folla si stringeva attorno a lui per ascoltare. Gesù guardò verso la riva e vide due barche vuote. I pescatori erano scesi e stavano lavando le reti. Gesù salì su una di quelle barche, quella che apparteneva a Simone, e lo pregò di riprendere i remi e di allontanarsi un po' dalla riva. Poi si sedette sulla barca e si mise a insegnare alla folla. Quando ebbe finito di parlare, Gesù disse a Simone: «Prendi il largo e poi gettate le reti per pescare». Ma Simone gli rispose: «Maestro, abbiamo lavorato tutta la notte senza prendere nulla. Però, se lo dici tu, getterò le reti». Le gettarono e subito presero una quantità così grande di pesci che le loro reti cominciarono a rompersi. Allora chiamarono i loro compagni che stavano sull'altra barca perché venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono di pesci le due barche a tal punto che quasi affondavano. Appena si rese conto di quel che stava accadendo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: «Allontanati da me, Signore, perché io sono un peccatore». Pietro e gli altri pescatori erano rimasti sconvolti per la straordinaria quantità di pesci che avevano preso. Ma Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi tu sarai pescatore di uomini». Gesù chiamò anche gli altri pescatori. Essi allora riportarono le barche verso riva, abbandonarono tutto e seguirono Gesù. Questo pezzo di Vangelo parla di una pesca miracolosa. Simone è un pescatore molto esperto, ma nonostante la sua bravura, quella notte con le sue reti non ha raccolto nessun pesce. Gesù lo invita a gettare nuovamente le reti. Simone si fida delle sue parole e le rigetta. E miracolosamente la pesca diventa abbondante. Le reti si riempiono di pesci, tanto da dover chiamare altri amici pescatori per essere aiutato. E questo è il primo messaggio. Vale la pena fidarsi di Gesù. Si fidano così tanto che alla fine i pescatori, stupiti e meravigliati da quanto hanno visto, lasciano tutto e lo seguono. Hanno capito che Gesù è l'unico motivo per cui vale la pena vivere. Hanno capito che Lui può donare gioia. Ma Gesù non ha chiamato solo Simone e i suoi amici, vuole chiamare anche noi. Invita anche noi oggi a seguirlo. Chiama anche voi bambini, ogni giorno nelle piccole cose. Vi chiede per esempio di lasciare i vostri capricci, il vostro voler sempre aver ragione. Gesù vi chiama a seguirlo impegnandovi a non tirarvi indietro se c'è bisogno di voi, a dare il meglio di voi nella vostra giornata. Ma c'è un'altra cosa molto bella che fa Gesù. Tranquillizza Simone e gli dice: «Vi farò pescatori di uomini». I pescatori di solito prendono pesci. D'ora in poi Simone e i suoi amici dovranno pescare uomini. Dovranno prendere uomini che sono lontani dal Padre e portarli a riva per ridare loro la vita e la gioia che viene da Dio. Anche noi possiamo diventare nuovi pescatori, fidandoci di Gesù, ascoltando la sua parola e facendola entrare bene nel nostro cuore, per lasciare che Dio ci parli e ci aiuti a trasformare i suoi insegnamenti in vita e gioia. Vi invito a fare un lavoro. Provate a fare un disegno che rappresenti la storia che abbiamo appena letto. Fatevi aiutare dai vostri genitori o dai vostri fratelli. Appendetelo poi in camera o dove preferite, così tutte le volte che lo guarderete vi ricorderete di tutte le cose belle che questa storia ci ha insegnato. Un abbraccio a tutti voi e alle vostre famiglie e buona continuazione di Quaresima.